Occhio alla truffa. Occhio alla truffa. Occhio alla truffa. Bentrovati, è giunto il momento di Occhio alla truffa e quindi saluto Riccardo Sartoris del Movimento Consumatori che è con noi. Riccardo, bentrovato. Grazie, un buongiorno a te e a tutti i tuoi radioascoltatori. Parliamo oggi del PostaPay Evolution, questo servizio di Poste Italiane che pare proprio sia preso di mira dai truffatori. Cosa succede? Ma succede che purtroppo le truffe informatiche costituiscono la maggioranza delle tipologie di truffe che ci sono in Italia. Cosa significa? Significa che i titolari di un conto corrente, un rapporto bancario che ha le carte di credito, ha delle password, ha un sistema di home banking, vengono sottoposte a questi attacchi informatici con l'invio di mail, messaggi che sollecitano il cliente a inserire le password, a rinnovare l'adesione e via dicendo. È una truffa piuttosto comune, ma ultimamente quello che sta accadendo è che i possessori di questa carta che si chiama PostePay Evolution sono oggetto di un attacco massiccio. Questa carta è una carta prepagata che consente i pagamenti online o comunque i pagamenti anche negli esercizi commerciali, quelli fisici. E tutti i possessori di questa carta hanno ricevuto una mail o un messaggio SMS con i quali vengono invitati a inserire le credenziali perché sono state oggetto di furto. E quindi dicono: attenzione, i vostri dati sono stati rubati, vi invitiamo a inserirli per cambiarli. Ce ne sono tanti che danno le proprie credenziali a sconosciuti, che però ovviamente sono nascosti dal filtro ufficiale della banca ordinaria, e vengono truffati. L'ultimo caso è noto a tutti, il comico, musicista, personaggio televisivo David Riondino, che è stato truffato in questo modo. Quello che noi diciamo sempre, sì, è di non mettere le proprie credenziali, ma quando uno si trova lì sul momento e riceve un messaggio apparentemente arrivato dalla propria banca, lui pensa che le cose siano vere e quindi dà retta a questo messaggio, e sono tanti. È successo anche a un personaggio famoso, chissà che magari questa cosa serva un po' da deterrente, no? Perché adesso insomma se ne parlerà molto. Certamente se ne parlerà, lui non si è vergognato, ha messo la sua storia a disposizione degli altri, mentre invece molti, soprattutto anziani, si vergognano quasi nel raccontare che sono stati truffati e così non fanno denuncia, non richiedono rimborso alla propria banca, che in alcuni casi è possibile comunque recuperare le somme che sono state sottratte. Quindi non ci si deve vergognare, si deve subito denunciare questa situazione anche con l'aiuto delle associazioni dei consumatori. Però l'importante è, la prima regola che abbiamo ricordato, è quella di non mettere le proprie credenziali, le proprie password, perché la banca comunque le conosce, la banca sa benissimo quali sono. Se te le chiedono è perché non è la nostra banca. Assolutamente, assolutamente, ma poi come diciamo sempre, questo genere di ente non chiederebbe mai online o telefonicamente dei dati sensibili. Certo, ma l'ultimo passaggio, ed è lì che la truffa si è in qualche modo perfezionata, è che contestualmente all'invio del messaggio veniamo contattati da un centralino che parla italiano benissimo, quindi voglio dire non c'è neanche il sospetto, che si qualifica come il nostro intermediario bancario e ci racconta che è stato appena inviato un messaggio, quindi ci conferma della bontà di questo messaggio, capisci? Quindi anche le nostre più alte difese cadono, perché dall'altra parte c'è chi si qualifica come l'operatore, dice: guarda, ti ho appena mandato questo messaggio, non ti preoccupare, metti pure le tue credenziali e ti segue passo passo. Certo. Esatto. Beh, in questo caso non ci resta allora che consigliare di riattaccare e fare una telefonata alla propria banca. Certo, ecco. Certo, però non vi preoccupate, i vostri dati non vengono persi, i vostri soldi non vengono persi. Bloccate subito la conversazione, contattate la vostra agenzia. Bene, Riccardo, non ci stancheremo mai di dirlo, quindi noi continuiamo a ripetere che non bisogna dare dati sensibili né online né telefonicamente. Io ti ringrazio per essere stato con noi anche questa settimana e ti do appuntamento alla prossima. Alla prossima settimana, buona giornata a tutti. Mi raccomando sempre, occhi e orecchie ben aperti. Occhio alla truffa. Occhio alla truffa. Occhio alla truffa.